Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e siamo tornati con Formula 1 2022, signori, con la Maullo Racing, Gran Premio di Olanda, signori. Tredicesima, quattordicesima, quindicesima forse prova del mondiale, ora non ricordo bene. Però allora, signori, prove libere fatte. Il Gran Premio è carino, è veloce, è molto sali e scendi, quindi secondo me ci sarà qualche flashback da utilizzare questa volta, perché perderemo molto spesso il controllo della macchina e se danneggiamo gli alettoni siamo messi veramente male. E quelle prove libere non sono andate malissimo, però non penso riusciremo a fare una bella prestazione come quella del Belgio dello scorso video. Allora, per quanto riguarda le qualifiche, l'obiettivo è intanto battere Ricciardo, quindi riuscissimo a fare una top 15 già sarebbe tantissima roba. Una top 15 già sarebbe tanta roba, signori. Però concentrati, caliamo il casco, concentrati sulla pista, non facciamo errori e vediamo un attimino di portarci a casa un buon risultato. Tra l'altro, dalle prove libere dovevamo fare il quindicesimo tempo per ottenere più punti e non ci siamo riusciti, signori. Non ci siamo riusciti, quindi io non penso che oggi riusciremo a far meglio. Ah, oh, mannaggia, ho dovuto tirare il freno una volta di troppo, porca miseria. Però c'è un punto in cui un punto in cui riusciamo a guadagnare un pochino rispetto a loro, però siamo andati malissimo. Abbiamo fatto quell'errore, mannaggia, 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 che ci ha compromesso un attimino tutta quanta la qualifica, signore. Sì, 21esimi, siamo ultimi. Per quanto riusciamo, possiamo provare a far bene in questo tratto finale, che riusciamo a guadagnare un pochino rispetto a loro, signori. Però aver perso tanto è niente, no, niente da fare. Non riusciamo nemmeno a guadagnare qualcosa qui. Niente da fare, signori. Qualifiche proprio brutte, brutte, brutte. Quando si dice proprio qualifiche brutte, 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 qualifiche brutte, brutte, brutte. Diciottesimi. Se riusciamo a tenerla fino alla fine, no. Diciannovesimi. Ventesimi addirittura. Penultimi. Dalle grandi imprese del Belgio a gravi errori in Olanda, signori. Ebbene sì, ebbene sì. Rivediamo le prime tre Mamma mia. posizioni al Dov'è tuo. Ricciardo? Decimo addirittura. Verstappen, io e Sergio. 1,15, 310. Le qualifiche Noi sono siamo finite e ora penultimi. attendiamo con No, ansia la siamo gara. terzultimi. Domani A commenteremo il Gran Premio di Imola e se 1,15, 935. segui E le Ricciardo ha istruzioni, fatto aspettiamo. 1,15, 300. Quindi, dai, non è tantissima differenza. Rispetto a Liam, che ha fatto 1,16 e 7, dico, parliamone. Liam è completamente nel suo mondo. Che dirvi, signori? L'obiettivo doveva essere top 15, non ci siamo riusciti. Ricciardo ci frega un punticino. Però va bene, ci sono ancora 4 sfide da poter fare, siamo 6 e 5. Speriamo di riuscire a portarci a casa qualche punto fama. Quindi niente, la fama che sta salendo ci farebbe bene per l'orgoglio personale, non per altro. Però calma e concentrati, signori. Partiamo terzultimi. La vedo brutta, la vedo brutta, la vedo brutta. Però sì, grande impresa nello scorso video del Belgio, ricordiamocelo, ricordiamocelo cosa siamo riusciti a fare nello scorso video nel Belgio. Siamo riusciti a tenere dietro tante macchine e sarebbe bello riuscire a tenere dietro anche in questo video, ma in questa gara, ma per farlo dovremmo superarle, e quella già la vedo una cosa abbastanza difficile. Però non ci scoraggiamo, non ci scoraggiamo, noi ce la possiamo fare, ce la possiamo. Ci proviamo, scendiamo in pista, diamo il massimo, piede sul gas, bandiera a scacchi e si vola, signori. Semafori, decisi, concentrati e facciamo il nostro dovere, signori. Qual è il nostro dovere? Portare la macchina sana a fine gara, quello è il dovere principale di ogni pilota. Poi se riesce a scapparci pure qualche punticino, poi uno non dice, non è che si lamenta più tanto, ma che punticino sarebbe anche gradito. Però già portare la macchina sana a casa dopo un Gran Premio d'Olanda sarebbe già tanta cosa. Dopo le Vediamo la griglia di appassionate partenza di questo qualifiche Gran di Premio, ieri, signori. diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Il giro perfetto di ieri, Carlos Sainz gli è valso Niente, l'ottava non mi rimane la posizione. scritta Peccato Max bloccata lì, va Verstappen, che bene. scatterà dalla seconda posizione. E ora vediamo Verstappen il nel Gran resto Premio di della casa griglia. parte secondo. Hamilton, Leclerc, Sergio Perez e Bottas, Norris, Russell, Fernando Alonso e Daniel Ricciardo, Mick Schumacher, Gasly, Kevin Magnussen e Albon, Stroll, Vettel, Esteban Ocon e Yuki Tsunoda, il pilota proprietario, Latifi, Liam Lawson e Guanyu Zhou,
Ed ecco giunto il momento. Va bene, signori. Calliamo la visiera. Concentrati. Riccardo non parla e noi non gli diamo completamente retta. Non ci interessa, non è un problema nostro. Si stia arrabbiato nel camerino, nel box dove vuole stare. Noi dobbiamo pensare alla nostra gara, signori. La partenza è buona, la partenza è buona. Qui però già ci stanno chiudendo male. Arriviamo un poco lunghi. Non distruggiamo la macchina perché sennò siamo messi male. Se distruggiamo la macchina subito siamo messi male, signori. Ai 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 ai. No, 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 chi è? No, no, fermi tutti, no, ma porca... un flashback, signori, io voglio capire cosa è successo, no, voglio un attimino capire cosa è successo. Ok, e questa l'avevo sentito. Mi ha agganciato, ora, è un errore mio, è un problema mio questo, signori, cioè, boh, va bene, allora, lui mi aggancia, quindi dobbiamo cercare di evitare di farci agganciare. Sarebbe cosa buona e giusta, quindi direi, ripartiamo da qua e gli lasciamo un po' più di spazio. Ci andiamo a prendere l'esterno, avvertimento, collisione con Stroll, va bene, non ci interessa, non è un problema nostro. Sta di fatto che l'abbiamo messo dietro, tiecca! Fuma Stroll! Che però ti deve stare dietro, Stroll, non deve rompere i maroni. Bello, bello, bellissimo! Grande Vettel, grandissimo! Mamma mia, che cosa abbiamo fatto! Tre sorpassi da paura, signori, tre sorpassi da paura! Bello così come il sole, dai con DRS! Dai di DRS, dai così, occhio, qua c'è la frenatona! Ok, non abbiamo distrutto niente. L'importante è non aver distrutto niente, signori. Bella così. Dodicesimo, gara all'arrembaggio della Maullo Racing e di Papa Maullo, signori. Dai così. Tanta roba. Apri il DRS come se non ci fosse un domani. Dai su Mick Schumacher. Oh. Tanta roba, signori. Chiudilo. Questa è una curva veloce. Ok, ho esagerato. Errore mio. Ok. Errore mio, senza ombra di dubbio, errore mio. Questa volta lo ammetto, ho ritardato troppo la frenata. Stavolta l'ho anticipata. Anticipata troppo, mannaggia la miseria. Va bene, ok. Diciamo che mi sono preso il muretto per ripagare dell'errore del flashback, dai, così ho perso il vantaggio che avevo guadagnato su Mick Schumacher con la frenatona. Ora ho recuperato un attimino, vediamo di non far cavolate e di tenercelo vicino a Mick. Dai, tieni la macchina in pista, porca di una miseria, dai, così. Dove stai andando? Dove cazzo la stai andando? Mannaggia a te. Mamma mia, ubriaco sembra come sto a guidare. Sembra ubriaco come sto a guidare. Dai. Accelera. Su, mi ci ha dato un secondo e due. Questo dove sta andando? Mannaggia a lui. Io Alex, devo chiederti di non tagliare più le curve. Ok, Alex. Sorry. I'm so sorry. Niente, signori. No, Ricciardo. Abbiamo dietro Ricciardo! A questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di... Ricciardo dietro è importantissimo, signori. Ricciardo dietro è importantissimo. A costo di buttarlo fuori, signori. Non ci dobbiamo fare passare da Ricciardo. Ne vale della sfida tra rivali, signori. Ne vale tra la sfida da rivali. E che cazzo l'ho detto però? Arriccia, te devi levare. A Ricciardo mio, te devi levare. Sta posizione è mia. No. Non ho intenzione di mollarli a Ricciardo nemmeno un centimetro, signori. A costo che veramente lo butto fuori. Quando si gioca, quando si fa i seri. E stiamo facendo i seri in questo caso, signori. Ricciardo lo buttiamo fuori. Non mi interessa, signori. Certo, deve stare lì dove sta. Non rompere le scatole.
tutto questo è in lotta con Albon e questo ci può fare solo bene che a noi. Apri l'ers come se non ci fosse un domani, vediamo velocità in questa curva, vai con la parabolica, vai con la parabolica, dai così. Ok. Uff. Siamo in un momento di stallo, ok. Vediamo di non far cavolate, dai così. Dai, dai, Ricciardo sta perdendo tantissimo, lo vedo dalla minimappa, signori. Bene così, bene così. Cioè, mi dispiace per Ricciardo, però bene così per noi. Prendiamo ossigeno. Peccato che per due posizioni non riusciamo ad andare a punti. Mannaggia di una pupazza ambriaca. Qua abbiamo frenato troppo, vabbè, non fa nulla. A noi interessa mantenere la nostra posizione, signori. Qui abbiamo frenato tantissimo. Sto perdendo un attimo la concentrazione, signori. Dai così. No, qua l'ers no. Adesso dobbiamo aprire quando siamo. Il distacco dalla vettura che ti precede. Ai. 1,7 secondi. Dai. Ora devi aprire l'ers. No! Ah, signori, vabbè. Piccolo. Non so cosa mi è successo, signori. È stato un attimo di distrazione. Lo so che appunto le gare sono fatte di. Ma stiamo scherzando. Niente, questo me lo tengo. Non ci posso fare nulla. Non posso fare due volte lo stesso errore, signori. Quando inizia l'ultimo giro, non posso per due volte fare il flashback per lo stesso errore. Il tuo compagno di squadra è 7,2 secondi. 7 secondi con Liam è pochissimo. Siamo tutti attaccati. Siamo dodicesimi. Non è male. Per come si era messo, comunque siamo partiti 19esimi. Siamo partiti, non dimentichiamo che siamo partiti 19esimi. Non è per niente male. Quel cartellone pubblicitario ce lo portiamo a casa. Va bene. Alziamo il piede un pochino di più se c'è bisogno. Ah, mamma mia, siamo andati lunghi. Dai che sono le ultime curve, signori. Io Ricciardo non lo vedo più nemmeno nella minimappa. Ha imparato la lezione, signori, Deve capire dove deve stare Ricciardo. Ricciardo con la sua Mercedes, con la sua McLaren, scusatemi. Dai così, calmati. La macchina non risponde più tanto bene. Sarà per l'alettone, sarà perché. Ok, ce l'abbiamo fatta, signori. Rettilineo finale, 12esima posizione, partiti 19esimi. Battiamo Ricciardo, non portiamo nessun punto a casa. Però va bene, non mi lamento, signori. Va bene, una buona prestazione. Pilota del giorno, va bene così, signori. Sono soddisfatto, non si direbbe perché non è stato un risultato che ci ha portato a punti. Ma va bene. Almeno non siamo più là dietro nelle retrovie. Non è inutile guardare adesso la classifica perché qualcuno sicuramente avrà fatto meglio di noi. Voglio vedere semplicemente. Ricciardo è arrivato 18esimo, ok. E Liam è arrivato 21. Partito 21esimo, è arrivato 21esimo. Nessuna emozione per Liam in questo Gran Premio. E a noi sinceramente interessa poco di quello che effettivamente Liam sta facendo, perché tutta la squadra che non, per ora non gira. Quindi dai così, rubiamo due punticini a Ricciardo, va bene. Ci portiamo al sub 10 a 7, quando mancano 4 e 20. Va bene così. Allora, noi saliamo a livello 9, dai così. La Mollo Racing sale a livello 13. Livello 13 per la Mollo Racing, ottimo così. La fama sta salendo, forse tra breve potremo prendere un terzo sponsor, non sarebbe male. I soldi arrivano perché arriviamo a fare i primi 16 e battiamo il nostro rivale. Di qua però escono malamente perché abbiamo distrutto sulla macchina sia noi che Liam, bravi. E raggiungiamo un Mironcino 9 che non fa schifo. Risaliamo un attimino con le finanze. Ora, io direi, vediamo il prossimo Gran Premio, dovrebbe essere il Gran Premio d'Italia, se non ricordo male, il 16esimo turno di gara.
Sedicesimo round, sedicesimo gran premio di questa stagione che si sta rivelando combattiva. Combattiva, non stiamo andando proprio male, dai. Piano piano la macchina si sta migliorando sempre di più. Sta migliorando sempre di più. Vediamo cosa riusciamo a fare. Se arriva qualche... Io non utilizzerei tutti i punti questa volta, perché secondo me se qualche componentistica si rompe siamo un attimino fregati. E infatti, è che me la so chiamata, signore, me la sono chiamata, ma me la sono chiamata pesantemente. Ah, intanto lì i punti così non si sono sbloccati, ma nessuno, tutti e due, maledetti, maledetti. Cos'è che si è andato cazzato? Sviluppo non riuscito, perfetto. Parte guast, andiamolo a fare di nuovo, dopo il Gran Premio d'Italia. Che siete simpatici, sono rimasto solamente con 503 punti e non posso fare più niente, grazie mille ingegneri, gentilissimi. Stiamo a sviluppare tante cose, ma non arriva niente, non arriva assolutamente niente. Struttura abbiamo 1.900.000 che io non andrei a investire da nessuna parte. Attività riempiamo automaticamente e avanziamo, signori, al Gran Premio d'Italia a casa nostra. E lo so, mi è arrivata la notizia, Riccardo, che avete distrutto dei pezzi della macchina. Mi è arrivata la notizia. Però non vi preoccupate, vi voglio ancora tutti bene e sarete tutti pagati, non vi preoccupate, tranquilli. Signori, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!